La perla verde dell'Adriatico anche questa estate si propone con delle iniziative innovative, con iniziative di qualità. Si vede il cambiamento che senza nessuna presunzione, una città viva, tornata come è sempre stata e come merita la nostra città, sempre all'avanguardia, a seguire le mode, le tendenze. Una città molto attiva, le attività stanno reagendo molto bene. Quindi siamo sicuramente in una forte ripresa e ci fa ben sperare per un futuro molto più roseo. Ecco, la partecipazione è la cosa che più sorprende di tutto, la partecipazione delle categorie, delle associazioni, dei cittadini stessi e naturalmente dell'amministrazione comunale che propone o assiste anche in questo caso delle iniziative importanti. Credo che il risultato più importante per me non sono stati i nostri progetti, ma aver riconquistato i cittadini ha un'appartenenza dalla città molto forte e questa è sicuramente la molla che ha fatto ripartire le iniziative regionali. Tutte le iniziative sono state partecipate dalle attività e ce ne saranno altre molto importanti, stiamo lavorando, ci saranno altri progetti sempre attraverso i comitati e tutte le associazioni. Riccione è sempre stata un po' la prima della classe, no? Della Riviera. Insomma, quest'anno con che cosa ci sorprende? Mi sorprende intanto prima di tutto che siamo diventati protagonisti con i nostri clienti. Avevamo perso probabilmente anche un po' i proprietari delle case che ci avevano un po' abbandonato. Sono ritornati tutti i nostri bolognesi e modenesi, e quelli sono i migliori clienti nostri affezionati perché sono quelli che hanno investito dei gran soldi negli immobili. Sono ritornati qui con noi, addirittura ci frequentano anche d'inverno nelle iniziative di Natale, in primavera con il Green Park. C'è una nuova voglia dalla città di vivere, si vede allo stesso tempo anche i turisti alla sera. È cambiata la città, è molto più effervescente, è tornata ad essere quello che è sempre stata, la città delle novità, la città delle mode e delle tendenze.